Monologo di una giovane vedova al suo bambino di Patrizia Monaco. Un sacco della spazzatura. Lo hanno buttato come un sacco della spazzatura, il tuo papà. Poi sono venuti degli uomini, mi hanno detto che non è vero. E io non so più niente. Sono confusa. Pensavo di sapere, ma invece non so niente. Mi gira tutto, io. Quegli uomini mi hanno detto che Giovanni non lavorava in nessun cantiere e che a me e al mio bambino ci penseranno loro. Però io mi devo ricordare di dire che non lavorava in un cantiere. No, non è così, io non mi devo ricordare di dire. Io devo dimenticare che lui lavorava in un cantiere. Oh mio Dio, no. Loro questo non me l'hanno mai detto, non sono stati così precisi. Parlavano a mezze frasi, io dovevo capire. Capire quel che non devo dire, quel che devo dire e quel che non devo sapere. Che confusione, piccolino mio. Eppure io lo so che lavorava in un cantiere. E sì, me l'aveva detto lui, così contento 10 giorni fa. Dopo tanti mesi di disoccupazione, di lavoretti qua e là, finalmente un vero lavoro. Un vero lavoro, come si deve, quelli per cui ci si alza presto la mattina e si torna tardi la sera. Un vero lavoro in nero. Ma sì che mi hanno detto che era un cantiere. Dove proprio non lo so. Forse a te, piccolino, te l'ha detto. Ma anche se te l'avesse detto, tu non sai ancora parlare. Vero, Marcolino? E come farai adesso senza il tuo papà che ti voleva così bene? Poi sono venuti quelli della polizia e mi hanno detto che invece era tutto vero, che hanno trovato Giovanni sul bordo di un marciapiede in tuta da lavoro e con le caviglie spezzate. Ma anche loro non sapevano dov'era il cantiere e lo hanno chiesto a me. E io, figlio mio, non gli ho detto niente. Perché è vero, non so niente, so solo che da 10 giorni si alzava molto presto, so che quando è andato a lavorare stamattina era molto contento, fischiettava persino e diceva che in una giornata così limpida sarebbe stato bello starsene in alto, sospeso in aria sopra tutti gli altri e fargli gli sberleffi. Ecco, ha detto proprio così, stare in aria. Ma allora era proprio un cantiere. Te lo ripeto, perché quegli uomini invece hanno cercato di convincermi che lui lavorava per la strada a sistemare i marciapiedi ed è facile che una macchina lo ha investito. La polizia, però, ha detto che la tuta da lavoro era piena di macchie di calce e lui aveva le caviglie spezzate e che se chiamavano subito un'ambulanza, forse lo salvavano. Non è mica morto per le caviglie rotte. Lesioni interne, quali ancora non lo sanno. Devono fargli l'autopsia, così non possiamo neanche fargli il funerale. La polizia dice che non può essersi fatto male dove lo hanno trovato, a meno che lui non ci sia arrivato strisciando. Pensano che è caduto in piedi da più di 3 metri e per questo si è rotto le caviglie e poi gli si è rotto qualcosa dentro. Non si sa quanto è stato da solo sul bordo del marciapiede a morire. Anche la polizia non sa molto. Stanno interrogando altra gente. I due della macchina che lo hanno trovato e portato in ospedale hanno detto che erano le 7 di sera. La polizia vuole sapere cosa è accaduto dopo l'incidente e come Giovanni è arrivato a quell'incrocio. Chi lo ha trasportato fin lì e poi se n'è liberato? Proprio come un sacco di rifiuti. A me mi hanno chiamato dall'ospedale, ma quando è arrivato lì era già morto. La mattina mi aveva detto che sperava di continuare a lavorare perché così poteva mandarti a scuola. Ora tu non sai neanche parlare, ma poi dovrai andare a scuola. E se si hanno i soldi si può andare anche all'università. Oh, il mio Marcolino all'università. Tu che non sai ancora parlare. Giovanni diceva che non dovevi fare la fine sua e di tuo nonno, che ha la pensione di invalidità. La fine sua. A lui sembrava brutto fare l'operaio come suo padre o il muratore. La vera fine sua è stata invece ancora più brutta. Che cosa avrà pensato tutto quel tempo,
buttato sul bordo del marciapiede. Avrà pensato a quando ci siamo conosciuti, quel giorno al mare. Io per conoscerlo ho fatto la sfacciata, che non lo sono. E lui invece era tutto timido, che è proprio il contrario, è... Era. O alla prima volta che abbiamo fatto all'amore, o quando le ho detto che aspettavo te. Quando ci siamo sposati, io mi sono messa l'abito bianco. Avevo il pancione e l'abito bianco. Era il mio sogno di bambina. Non avrei rinunciato all'abito bianco per niente al mondo. E non ho mai pensato di fare peccato a fare l'amore prima di sposarmi. Peccato lo fa chi butta via un uomo come un sacco di rifiuti e lo fa morire da solo. Mi sto spaccando il cervello a pensare a chi sono quelle persone che dicono che penseranno a noi. Perché dovrebbero pensare a noi? Ci devo credere. È una storia complicata e io non ci capisco niente. Marco, tu devi crescere e studiare. E poi mi dirai com'è andata la storia di tuo papà. Tu lo capirai e così sapremo la verità. L'unica cosa che so veramente è che si chiamava Giovanni, che lo amavo tanto e che lui voleva un bene dell'anima a me e a te. Usciva la mattina presto per andare a lavorare e una sera non è più tornato. So che aveva 33 anni, gli anni di Cristo, e che anche lui è morto dopo ore di agonia.